Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo mio video. Quest'oggi stiamo per parlare di un argomento che ha fatto discutere molto il mondo del web su Minecraft. Oggi scopriremo due cose veramente importanti su Minecraft, due cose che abbiamo avuto sempre sotto il naso, ma nessuno mai ce l'ha detto. Quest'oggi, in questo video risposta a logicamente Jim, e ai suoi utenti e ai miei utenti vi svelerò due cose che sicuramente non sapevate. Buona visione, commentate e pollice in su. Chi è Herobrine? Herobrine è il fratello ormai scomparso di Notch, il creatore di Minecraft. Tutto iniziò un giorno con un ragazzo che, raccogliendo legna nel suo mondo, vide delle cose stranissime, delle cose che non dovevano succedere, delle piattaforme strane. Notò nella nebbia una forma strana. Avvicinandosi meglio, si accorse che questo era identico a sé, ma solo una cosa cambiava, che al posto degli occhi aveva dei buchi bianchi. Visto ciò, l'utente su vari forum cercò aiuto, ma questa è una storia che, ripeto, già sapete, e ricevette solamente un messaggio stop. Da questo stop si scatenò un putiferio. Tutti utenti che postavano immagini di questo Herobrine, ma nessuno ha fatto vedere mai una vera e propria tangibile di questo Herobrine. Bene. Oggi voglio esaminare con voi dei video che ho fatto giusto appunto poco tempo fa, grazie a due utenti che mi seguono sul mio canale, che mi hanno dato due dritte che non so se già sapevate o se è una cosa che vi può interessare. Lo dico anche a te Jim, perché vedo che sei un appassionato come tutti noi di Minecraft, e vi consiglio a tutti coloro che stanno guardando questo video, se non ci credete, andate con i vostri occhi a vedere. Incominciamo. Questo ragazzi è un mio gameplay, so che sembra strano, ma sì, me l'hanno fatto vedere di persona e io non volevo crederci, perché uno dice ma non può essere, non può stare sotto al nostro naso e nessuno se n'è mai accorto. Ma ragazzi, questa potrebbe essere anche una delle tante leggende di Herobrine. Questa storia, che credo che non sappiate, parte con la morte di Herobrine e suo fratello Notch. Per ricordarlo, sotto al proprio castello di Minecraft gli costruì una catacomba, una cripta, dove fu seppellito Herobrine. La leggenda narra che qui giace o giaceva il corpo di Herobrine, in quel piccolo cunicolino lì davanti a noi, ma come potete vedere adesso non c'è più nessuno. La leggenda racconta che Herobrine riuscì a fuggire dalla sua tomba per andare a infestare, andando ad uccidere e a saccheggiare i mondi degli altri. Ma le cose strane non finiscono qui, ragazzi. Un particolare che ci è sfuggito a tutti quanti, che sta ovviamente sotto al nostro naso, ma nessuno mai in un tutorial di Xbox 360, e vi ripeto, potete andare a constatare queste cose con i vostri occhi, si poteva immaginare. Uscendo dalla cripta, dalla tomba del riposo di Herobrine, possiamo incamminarci verso la scritta Minecraft. Una bella scritta, voi pensate, certo. Peccato che anch'essa nasconda un enigma, un qualcosa di veramente strano. Avete notato? Sì, una leva. Questa leva dove porta? Incredibilmente porta in un cunicolo dove c'è il portale per il sottomondo. Forse è proprio da qui che Herobrine è riuscito a scappare e a infestare anche il vostro Minecraft. Ragazzi,
Spero che il video vi sia piaciuto. E ricordatevi che è tutto vero. Potete anche voi andare nel vostro tutorial e constatare veramente che ci sono queste due costruzioni stranissime che non hanno veramente senso. Vi ringrazio di aver visto il video. Vi esorto a mettere un mi piace, commentare ed iscrivervi al mio canale. E attenzione quando giocate a Minecraft, perché se la verità è nascosta e ogni leggenda ha un minimo di verità, la tua prossima partita potrebbe essere l'ultima. Ciao ragazzi.